Sabato 13 febbraio 2010. È con gran piacere che oggi questo video è dedicato a un problema risolto, ed è appunto il problema dell'Eternit e amianto scaricato abusivamente qui sulla rotatoria della Cascina Venturina. Questa mattina abbiamo visto che l'Eternit e amianto è stato rimosso e speriamo portato dove trattano questo tipo di materiale nocivo per la salute e per l'ambiente. Dopo il sit-in o la presenza civica davanti al comune di mercoledì scorso 10 febbraio, non possiamo che essere soddisfatti nel comunicarlo a chi segue il sito di locateviva.it. Siamo soddisfatti che è stato rimosso, ma altresì però qualche cosa non concorda con quanto c'era stato detto sui motivi dei ritardi prolungati per la soluzione di questo problema, no? Cioè richiesta all'ASL, richieste di preventivi, la ditta specializzata che doveva venire a rimuovere l'amianto. Per fortuna abbiamo anche la documentazione fotografica sul momento della rimozione. Qualche cosettina non la aggiungiamo noi, la lasciamo giudicare a chi guarda, a chi legge, a chi comprende. Questo vuole essere anche un invito ai cittadini a farsi carico di una partecipazione civica nel pretendere il rispetto del nostro ambiente, del bene pubblico, perché le voci solitarie contano, ma fino a un certo punto contano poco, possono essere cancellate in un batter d'ali di una farfalla. E invece quando si diventa coro, e non per fare il coro sempre ubbidiente, omologato, beh, la voce comincia ad avere un effetto ed un peso più incisivo per cercare di difendere la qualità della vita, ma non per usare uno slogan oramai consumato e probabilmente neanche più di moda. Io ci credo ancora, e con me gli amici tutti di Locate Viva che ci continuano a seguire anche sulle tematiche più grandi che affronteremo in maniera più visibile in questo periodo. Per cui, se prevale una logica a volte strausata del dire, dove uso uno slogan napoletano, che me ne fotte a me, io invece invito ad usare l'altro, delle certe cose lasciate andare oppure certe piccole furbizie. Beh, io uso sempre uno slogan dal sapore ancora meridionale, che è quella del cane su ne fesso. Per cui se si prevedeva un intervento specializzato, abbiamo visto che la specializzazione è una cosa molto, molto particolare, ad uso e discrezione probabilmente degli responsabili dell'ufficio tecnico del nostro comune, che ci aveva giustificato con chissà quali argomentazioni burocratico-amministrative. Noi, locateviva.it, continua il suo impegno civico e culturale di far sentire la voce dei cittadini. Purtroppo non seguo criteri omologati di presentarmi in giacca e cravatta, sono quello che sono e ne sono ben consapevole, ma sono contento che, seppur in piccola parte, mettiamoci anche in una microparticella di parte di responsabilità, sono contento che locateviva.it è riuscita a far pressione e ad accelerare i tempi per la rimozione di quella porcheria che era stata scaricata abusivamente in quel luogo. Altresì vigiliamo quando vediamo comportamenti come quelli che buttano i cestini, i sacchetti di rifiuti delle automobili. Pigliamo il numero di targa, evidenziamoli, e qualcuno deve finirla con un certo malcostume, un menefreghismo nello spazio che è di tutti. E proprio perché è di tutti, io non voglio fare il predicatore, però mi sembra il minimo. Un saluto a tutti, Enzo D'Onofrio per locateviva.it.